La realtà è che se tu volessi, tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile. Per cosa guadagni questi soldi? Per chi guadagni questi soldi? Oggi ci sono più tipologie di poveri, vecchio mio. La prima tipologia sono i poveri, 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 poveri. E quattro volte l'ho detto. La seconda tipologia sono i nuovi poveri. I primi sono quelli che non hanno soldi, non hanno tempo, non hanno libertà, non hanno tanti amicizie di qualità, non hanno ricchezza di emozioni. E queste cose qui. La seconda tipologia di povero è invece la persona che ha soldi, magari ha tempo anche, quindi ha fatto strada un po', ma si crede ricco solo perché può spendere i soldi che ha, tutti i soldi che ha, la maggior parte dei soldi che ha, e quindi si sente ricco. No, non ha capito questa persona. Cioè, io oggi vedo gente che fa 5, 10, 15 mila al mese, che si sente Gesù. Ah, ma perché io sono ricco? Ma tu non sei ricco, sei un nuovo povero. Cioè, oggi, se 10-15 mila al mese nel mondo del business, sei un minimo serio e ti metti lì 3-4-5 anni, sul serio, non sperando, pregando la Madonna che qualcuno ti aiuti, no, ti metti serio, alziamo un po' sta voce, 5 anni e 10-15 mila al mese è la base, è il minimo. Che cazzo fai se non li fai? Sento male per te. Non è che sei ricco. Se tu vuoi fare 10 milioni al mese, diventa milionario, buona fortuna. Buona fortuna di diventare milionario. Ciao, ci diventa qualche anno, se Dio vuole, se sei ancora vivo. Ok? E quindi queste persone spendono l'80-90% di quello che incassano. Perché dicono il mi devo godere la vita 2.0. Come i poveri lo dicono avendo 1.500 euro al mese, i nuovi poveri lo dicono concedendo 10.000. E si sentono ricchi solo perché sono meglio del 90% della massa, 95% anche. E quindi dici, no, ma io sono ricco. No, tu sei un nuovo povero, è diverso, non è che sei ricco, ok? Quindi, queste persone spendono la maggior parte del loro capitale, non investono, non sanno investire, e non sanno... Ora, ti do una rule of thumb, ok? Una regola di pollice, come dicono gli inglesi, una regola basilare. Che è questa. Minimo il 40% di quello che incassi dovrebbe essere messo da parte. Ma proprio minimo! Se tu mi dici che di quello che incassi, che sia da uno stipendio normale o che sia da un business tuo dove fai tanti soldi, quello che... non metti via minimo il 40%, ti dico che sei fulminato o fulminata. Sono un sacco di donne, le donne hanno una malattia verso le borse, per esempio. Gli uomini verso il far vedere, è la macchina, è questo. Le donne verso le borse, amiche donne di successo, comprano borse, continuamente. E poi arrivano, magari sono anche gente che fa centinaia di migliaia di euro annuali, milioni. E poi arrivano dopo magari 5 anni in cui hanno fatto 2-3 milioni di euro netti di guadagno. E gli dici quanto hai da parte? Quanto hai investito? Non è che da parte vuol dire in cash, liquido, in cash. Vuol dire investito in asset comunque che producono denaro, liquidabili. Su magari 2-3 milioni ti dicono 200.000. Ti dici ma come cazzo è possibile? Che tu hai incassato 2 milioni e hai investito 200.000, che è il 10%. Ma dove te li sei mangiati gli altri soldi? Lifestyle, in cibo. Dove è finito il cibo? È finito nel water. Ecco dove è finito il cibo. Nel water. Hai tirato anche lo sciacquone. Quello è il tuo cibo, che hai pagato 300 euro, 400 euro, 500 euro. E borse, sì, le possiamo vendere. Compra delle Birkin. Sono delle Birkin, sono degli investimenti. Altro discorso, ma non sono investimenti quelli che comprano le mie amiche di solito, ok? Quindi per essere veramente ricco c'è un unico modo: devi vivere estremamente sotto quanto guadagni, ok? Non dovresti neanche pensare di guadagnare 10.000 o 20.000 o 30.000 se guadagni quelle cifre. Se tu guadagni 50.000 al mese, dovresti pensare che stai guadagnando 12.000, 10.000. Ti dico, io dei miei ingressi risparmio, quindi investo 70%, col 30% vivo
e faccio cose, quindi investo nel mio brand, viaggio, li uso per andare a mastermind, eventi, consulenze, insomma tutto quello che è, ok? Ma il 70% lo investo. Questo è veramente l'unico modo per poi diventare veramente ricchi. Investire, 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 investire. Prima, veramente ricchi ho detto, per diventare ricchi l'incasso. Income. Poi, però devo investire questi soldi, ok? Quindi mi raccomando, non essere un nuovo povero, ok? Un abbraccio, spero che questo video ti abbia fatto capire un X cose. E la seconda cosa è di fare più soldi. Fai più soldi, get rich, ok?